Eccoci, grazie, pace, buonasera a tutti. Ci deve essere il Biancalana in diretta perché siamo pochini. Buonasera, buonasera, non importa, pochi ma buoni. Non importa quanti siamo. Sentite, io fra l'altro a settembre con Celeste, Dio volendo, se non scoppia la terza guerra mondiale, che è molto probabile. Verremo in Italia, ma voglio chiamare questo giro in Italia, voglio chiamarlo il tour delle chiese in casa, perché vorrei fare veramente, vorrei cercare di andare a visitare delle chiese in casa, non tanto le chiese, sì, la domenica, va bene se qualcuno mi vuole. Ma andate a vedere le chiese in casa. Quindi se avete un gruppetto in casa, fatemelo sapere. Ok? Va bene. Allora, stasera anno nuovo, vita nuova. No, Walter è fine settimana in diretta. Ok. Allora, va bene. Buonasera. Anno nuovo, vita nuova. Notate bene il punto interrogativo. Volevo intitolare questo video Anno nuovo, stessa vita. Ma penso che ho bisogno di spiegare prima di mettere quel titolo. Questo è il periodo in cui si fanno i proponimenti per l'anno nuovo, no? Smetto di fumare, smetto di bere, smetto di arrabbiarmi. Faccio più ginnastica, faccio la dieta per dimagrire, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti buoni proponimenti per l'anno a venire. Purtroppo questi buoni proponimenti spesso vengono anche fatti nella vita spirituale. Pregherò di più, leggerò di più la Bibbia, digiunerò regolarmente, aiuterò in comunità, eccetera, 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 eccetera. E se io ti dicessi che anche se tutti questi proponimenti sono buoni e ti possono senz'altro fare del bene, se io ti dicessi che sei già perfetto e che non hai bisogno di cambiare nulla nella tua vita spirituale, e che più te ne rendi conto, più ti comporti di conseguenza, e se ti dicessi che non sei un peccatore che ha bisogno di migliorare la sua vita spirituale per sentirsi più vicino a Dio, ma che sei un santo che ha bisogno di rendersi conto della sua identità di figlio di Dio e posizione di comunione totale e assoluta in Cristo? Perché questa è la realtà. E purtroppo spesso e volentieri cosa succede? Succede che noi facciamo questi proponimenti e diciamo allora sì, va bene. No. C'è una canzone che sento ogni tanto sulla musica cristiana che dice ti amerò con tutta la mia vita e questa volta, amine, come si dice in italiano? Questa volta sono sincero. E mi viene da ridere perché no, questa volta sono sincero, ti amerò per tutta la vita. Ma vi rendete conto della follia di una cosa del genere? È come dire, non so, allora, che è come questi proponimenti alla fine dell'anno, farò più ginnastica, mi iscrivo a una palestra, faccio, e poi va a finire che dopo 2 o 3 settimane finisce tutto, no? È la stessa cosa con i proponimenti spirituali, ma sono ancora peggio perché il proponimento spirituale ti fa pensare che non sei ancora al punto dove dovresti essere, che devi migliorare qualcosa, e invece no. Se io ti dicessi che non hai bisogno di migliorare niente, che anno nuovo è la stessa vita, non hai bisogno di migliorare la vita. No, non fraintendetemi, non sto dicendo che non è bello cercare di migliorarsi, cercare di. No, quello lì va bene. Io sto parlando del tuo spirito, della tua vita spirituale, sto parlando del tuo io, del tuo vero io, della tua persona. Non c'è bisogno di migliorare niente. Purtroppo, spesso e volentieri, le chiese di oggi cosa fanno? Ti dicono che ti devi avvicinare di più a Gesù, che devi spendere più, devi passare più tempo con Lui, devi avere più comunione con Lui, devi leggere di più la Bibbia, devi fare di più di questo, devi fare di più di quello. E siamo sempre alle solite storie, siamo sempre alle solite storie che in qualche modo devi fare qualcosa.
E se ti dicessi che non devi fare proprio niente, che l'anno nuovo è la stessa vita che avevi l'anno scorso, perfetta, immacolata, toccata da Dio, la vita di Gesù Cristo, la stessa vita che avevi è quella che hai adesso, non hai bisogno di migliorare niente. Ed è Ebrei 10,14 che dice, con una sola offerta, egli ha reso perfetti, egli Gesù Cristo ha reso perfetti tutti coloro che lui ha santificato, egli ha reso perfetti, voce del verbo a rendere perfetti, che vuol dire l'ha fatto, che quindi non hai bisogno di fare i propositi per il nuovo anno, non hai bisogno di fare i propositi per una nuova vita, non hai bisogno di fare i propositi per avvicinarti a Dio, no, sei in Dio, sei con Dio, sei perfetto in Dio, il tuo spirito è uno con Dio, non hai bisogno di migliorare niente. Ed è la base di questa, Ebrei 10,14, è la base di un'illustrazione che vorrei fare, ok? E la voglio fare con dei CD. La voglio fare con il CD. Oh, in Genesi 1, 26-27, la Bibbia dice: poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, ed abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che si siano sottratti. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina, ok? E li fece, diciamo che questo qui è il master, questo qui è il master, la creazione che Dio fece, Adamo, ok? Adamo, l'uomo, a sua immagine e somiglianza. Qui c'erano tutti i dati come l'immagine e somiglianza di Dio, come c'è, fai un CD e qui dentro ci sono dei dati, ci sono delle informazioni, e Adamo era fatto a immagine e somiglianza di Dio. Poi il versetto 28, e Dio li benedisse e Dio disse loro, siate fruttiferi e moltiplicatevi, in altre parole, mettete questo master, mettetelo nella macchinetta e fate copie uguali, che sono le copie di Dio, perché questa è l'immagine e somiglianza di Dio, quindi se fate le copie vengono tutte a immagine e somiglianza di Dio, giusto? Ed è quello che voleva fare Dio. Dio voleva popolare l'universo con persone, con figli, con un'umanità che era come lui, a sua immagine e somiglianza. Però purtroppo cosa è successo? È successo che la signora Eva nel giardino ha dato ascolto a un serpente, e con suo marito Adamo lì a fianco, e cosa è successo? È successo che questo DVD, che era perfetto, creato a immagine e somiglianza di Dio, è stato danneggiato da che cosa? Dal peccato. Il peccato ha danneggiato, ha graffiato, ha rovinato, ha corrotto l'immagine di Dio. E quindi cosa succede? Se io faccio adesso delle copie di questo DVD, di questo CD, cosa succede? Succede che in Genesi 5, 1, dice, questo è il libro della discendenza di Adamo, nel giorno in cui Dio creò l'uomo e lo fece a somiglianza di Dio, li creò maschio e femmina, li benedisse, diede loro nome di uomo, nel giorno in cui furono creati, Adamo visse 130 anni e generò un figlio a sua somiglianza, conforme alla sua immagine. Ed ecco che tutto un tratto questa immagine, questo master che era perfetto, che è stato così rovinato dal peccato, così corrotto dal peccato, tutto un tratto di qua vengono tutte le copie uguali, corrotte e rovinate. E allora cosa succede? Succede che entra in campo la religione, che cosa dice? Dice, vabbè, vediamo un pochino di carta vetrata, vediamo se riusciamo a aggiustare questi graffi. No, non ci riusciamo. Ok, vediamo magari con un pochino di una cremetta, con qualcosa, vediamo se riusciamo ad aggiustare questi graffi con la cremetta. No, non ci riusciamo. Allora vediamo se riusciamo a metterci un cerottino sopra che non se ne accorge nessuno.
cosa succede se tu fai delle copie di questo DVD adesso? Beh, non, a parte il fatto che non le puoi fare, ma è danneggiata e fai delle copie che escono fuori danneggiate, giusto? Ma Dio, e quindi la moltiplicazione è andata male, la moltiplicazione è andata a pallino. Il peccato viene moltiplicato perché? Perché Adamo ed Eva adesso fanno tutte le loro copie sono corrotte come il master originali. Ma Dio non ha l'abitudine di aggiustare le vite. Dio le butta via, le getta via, quella vecchia, e te ne dà una nuova, perfetta, che si chiama Gesù Cristo. Non aggiusta quella vecchia, te ne dà una nuova, perfetta, che si chiama Gesù Cristo. E questa, amore mio, non la può corrompere, nessuno gli può far niente, perché questa è quella che abbiamo appena letto, con una sola offerta, e gli ha reso perfetti tutti coloro che ha santificato. Quindi tutte le copie che escano da questa qui, che è il master, il nuovo master che è Gesù Cristo, dalla vita di Gesù Cristo, tutte queste copie che escano dal duplicatore sono perfette come perfetto è Gesù Cristo. Perché Dio non aggiusta le vite, Dio le butta via, e te ne dà una nuova. 2 Corinzi 5,17 dice: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Galati 2,20: sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. 1 Corinzi 6,17: chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con Lui. Ecco, vedi che la tua vita non è una vita aggiustata, non sono i buoni propositi, non è la cremina, la carta vetrata e il cerottino che metti sopra la vita passata per aggiustarla, per avere dei buoni propositi per la vita futura. No, è la stessa vita. Perché? Perché quella vita che ti è stata data quando sei nato di nuovo è perfetta, in quanto che è la vita di Cristo. Quindi non hai bisogno di migliorare niente. Il tuo spirito, il tuo cuore, la tua vita spirituale, il tuo io, il tuo vero io spirituale è perfetto e non hai bisogno di aggiungere niente, di migliorare niente. E solo quando ti rendi conto che non potrai mai migliorare la tua perfezione, perché sei già perfetto in Cristo, solo allora potrai intervenire nelle tue abitudini, pensieri e condotta con successo. Soltanto quando ti rendi conto che il tuo spirito è perfetto, che il tuo io è perfetto, che la tua vita è la vita di Cristo, che quello che hai non è un qualcosa di aggiustato, non hai portato la macchina dal carrozziere che ti ha tolto la ruggine e ci ha messo sopra lo stucco e lo ha riverniciato. No, l'ha buttata via e te ne ha data una nuova. Gloria a Dio. E te ne ha data una nuova. Questa è quella nuova che ti ha dato, è perfetta non solo agli occhi di Dio, ma è perfetta perché è quella di Dio, è il nuovo master di Gesù Cristo, dal quale sei uscito tu come una copia, a immagine e somiglianza di Cristo. Ragazzi, che meraviglia. E soltanto allora, soltanto quando ti rendi conto che quello che Dio ha fatto in te è eterno, è perenne ed è intoccabile, la perfezione che lui ha messo nella tua vita è intoccabile. Tito 2,11 cosa dice? Infatti la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna, la grazia ci insegna, questo renderti conto della tua perfezione ti insegna a rinunziare alle impietà, alle mondane concupiscenze, perché viviamo una presente età saggiamente, giustamente e piamente. Soltanto quando ti rendi conto che sei perfetto dentro, che questa incomincia ad uscire da te e viene fuori, si manifesta nel desiderio di comportarti bene, di fare le cose giuste, di essere a posto con Dio. E solo quando ti rendi conto che è proprio la coscienza della perfezione che la grazia di Dio ha operato in te, che riuscirai a vivere una vita saggia, retta e a posto con Dio.
In Adamo c'è la morte. Una prima Corinzi 15:22, tutti muoiono in Adamo e la morte non può essere aggiustata, migliorata o guarita. La morte può solo essere miracolata. La morte, stammi a sentire, la morte non può essere, tutti muoiono in Adamo, prima Corinzi 15:22, tutti muoiono in Adamo. La morte non può essere aggiustata, non può essere aggiustata con la cremina, la carta vetrata, eccetera, migliorata o guarita. La morte può essere solo miracolata. In Mosè, che abbiamo detto è il religionismo che cerca di metterci la cremina sopra, la carta vetrata e il cerottino sopra, in Mosè c'è morte, coperta perché il graffio del peccato, la corruzione del peccato è lì, ma l'hai coperta con un cerotto, con l'ipocrisia della religione. Che ti fa pensare di riuscire, di poterti comportare bene, anche quando sai benissimo che non ci riuscirai mai. Perché è impossibile, perché non lo puoi fare, perché nessuno, tutti sono privi della gloria di Dio, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quindi in Mosè c'è morte coperta, ma pur sempre morte. Vi faccio un esempio. Quando a Yom Kippur, andavano a farsi espiare il peccato per un anno, andavano lì con il peccato nella mano, ok? Andavano lì col peccato nella mano. E espiazione cosa vuol dire? Vuol dire coprire con il sangue del sacrificio, vuol dire coprire il tuo peccato per un anno. Difatti, quanti cristiani fanno l'errore tremendo di dire il sangue di Cristo ha coperto il mio peccato? No, amore mio, no! Il sangue di Cristo ha distrutto il tuo peccato, ha nuclearizzato il tuo peccato, ha distrutto completamente, ha tolto, ha levato il tuo peccato. Non è più quello che Mosè che copre. Che tu copri questo peccato, ma se alzi il velo del sacrificio, il peccato è sempre lì. No, il sangue di Cristo non ha coperto il tuo peccato, il sangue di Cristo l'ha preso e l'ha buttato via. Non c'è più nella tua mano, non c'è nel tuo spirito, nel tuo cuore, non c'è più peccato. Sei stato ricreato perfetto a immagine e somiglianza di Dio. In Mosè c'è morte, coperta ma sempre morte. Prima Corinzi 15:56 dice il pugnale della morte è il peccato, il pugnale della morte è il peccato e il potere del peccato è la legge. In Mosè c'è morte, in Adamo c'è morte, in Mosè c'è morte, solo in Cristo c'è vita. In Mosè non esistono i buoni proponimenti quando il peccato ti sta putrefacendo la vita dal di dentro. Esiste soltanto una nuova vita, un nuovo master che fa delle copie perfette come il master che questo qui era stato corrotto e tutte le copie sono uscite corrotte. In Adamo tutti muoiono, ma in Cristo tutti vivono, perché è un nuovo master, non è quello vecchio aggiustato, è uno nuovo. Gloria a Dio. Solo in Cristo c'è vita. E questa vita ha da essere vissuta. E adesso stai a sentire. Galati 5:16. Camminate secondo lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. Immediatamente cosa vedi? Io, una sorella mi ha fatto notare l'altro giorno che dobbiamo camminare nello Spirito, altrimenti cadiamo. Perché? Perché vuol dire che non ha capito il fatto che non sei tu che devi camminare nello Spirito. In altre parole, tu sei nello Spirito. Se sei unito a Cristo, sei uno Spirito con Lui. Tu cammini nello Spirito, ogni giorno cammini nello Spirito. E se cammini nello Spirito, non adempi i desideri della carne, ma soltanto quando ti rendi conto di essere nello Spirito, di essere perfetto in Cristo, che non adempi i desideri della carne, perché vivi nello Spirito. È automatico, Romani 8:16, tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio.
Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba Padre. Lo spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Lo spirito di Dio dentro di noi rende testimonianza al mio spirito che sono un figlio di Dio. E se sono un figlio di Dio mi comporto come figlio di Dio. Quindi cammino nello spirito e non adempio i desideri della carne. Ma è solo una volta che ne sono convinto, veramente convinto. In quel momento non c'è più bisogno di fare i fioretti per l'anno nuovo, i buoni proponimenti, nuovo anno, nuova vita. No, non ho bisogno di nuova vita, la mia vita è a posto, la mia vita va bene. Adesso non fraintendetemi, questo non vuol dire che non c'è una ricerca di buon comportamento. Pietro stesso lo dice, santificatevi nel Signore e nella vostra condotta. In altre parole, comportatevi bene, siete dei figli di Dio perfetti di dentro, adesso comportatevi di fuori come siete di dentro, e questo viene automaticamente, quasi automaticamente, quando ti rendi conto che lo Spirito stesso rende testimonianza con il tuo spirito che sei un figlio di Dio e che quindi cammini nello Spirito. Una volta che ne sei convinto, non hai più bisogno di fare fioretti, di fare proponimenti per l'anno nuovo, perché diventa estremamente facile essere condotti, guidati, scortati dalla sua voce e quindi camminare secondo il suo spirito. Non è una cosa che fai, è una cosa che credi. Il successo della tua vita non è basato su quello che fai, è basato su quello che credi. Il momento che tu credi effettivamente che la parola di Dio è vera, che quando ti dice che Gesù ti ha reso perfetto una volta per sempre, vuol dire ti ha reso perfetto una volta per sempre, vuol dire che non c'è nessun graffio, non c'è nessuna corruzione, che il tuo spirito è perfetto, che il tuo spirito è immacolato, che il tuo vero io è un figlio di Dio che cammina nello spirito, guidato dallo spirito che segue e lo spirito di Abba tuo padre. Il momento che te ne rendi conto, vedi che tutto incomincia a essere molto più facile e quasi automaticamente quello che è dentro di te si manifesta al di fuori di te. Ragazzi, che Dio vi benedica, rendetevi conto, convincetevi e lasciate che sia lo Spirito di Dio che è dentro di voi, la perfezione dentro di voi, a cambiare il fuori di voi. Perché questo è l'unico modo in cui si può controllare quella bestia che si chiama carne, lasciando, camminando nello Spirito, camminando, rendendosi conto che siamo nello Spirito costantemente e quindi non adempiremo i desideri della carne. Ci sarebbero altre 3 ore di predicazione, ma c'ho la mia famiglia lì sotto che mi sta aspettando. Ragazzi, un abbraccione a tutti quanti, condividete, mi raccomando, condividete. C'è qualcuno che mi sta mandando continuamente le stelline, che Dio vi benedica, grazie infinite, non so chi sei, ti ringrazio poi quando lo vedo sui commenti dopo, ma pensate al viaggio a settembre. Se avete un piccolo gruppo, o se anche se non avete un piccolo gruppo, se avete una casa nella quale possiamo incontrarci, che siamo 10, 20 o 30, non importa, non ha importanza, ci troviamo e io vorrei fare appunto... Vorrei cercare di seminare più semi di grazia possibile in più posti in Italia possibili. Quindi fatemi sapere, che Dio vi benedica, un abbraccione da Babbo Mario, ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao a tutti!